Amici di Calcio Napoli 24, un saluto dal terreno di gioco del campo sportivo di Castelvolturno. Purtroppo sta piovendo, quindi dobbiamo ovviamente ripararci sotto i mezzi che ci propone il campo di Castelvolturno. Alle nostre spalle il terreno di gioco è ancora vuoto, però tra pochi minuti dovrebbe iniziare la seduta di rifinitura, l'ultima del Napoli in vista del match di domani contro il Besiktas. Ricordiamo che in Champions League il Napoli ha punteggio pieno e in caso di vittoria potrebbe, in caso poi di pareggio tra Benfica e Dinamo Kiev, essere la prima squadra di sempre a essere qualificata per gli ottavi di finale dopo soltanto tre partite del girone eliminatorio. Dicevamo, dopo aver seguito la conferenza stampa di Maurizio Sarri e di Pepe Reina, l'abbiamo potuta seguire in diretta sul nostro sito calciopoli24.it e sulla nostra pagina Facebook, quella verificata. Dovrebbe esserci, cioè ci sarà il quarto d'ora di allenamento aperto come di consueto da cerimoniale UEFA alla stampa che andremo a commentare insieme. Vedremo un po' se ci dovessero essere novità sotto la pioggia di Castelvolturno. Le andremo a seguire, a scrutare tramite la telecamera guidata da Luigi De Giulio, che rende possibile il poter andare in diretta in questo momento. Purtroppo piove, non come contro il Benfica, quando un tiepido sole riscaldava il terreno di gioco di Castelvolturno. Tutti gli operatori ai nostri lati sono già in posizione. Normalmente il Napoli avrebbe dovuto iniziare ad allenarsi attorno alle 15:40, sono le 15:52, qualche minuto di ritardo perché ovviamente la squadra è negli spogliatoi. Maurizio Sarri avrà sicuramente qualcosa da dire dopo la conferenza stampa, una conferenza stampa molto anche profonda magari del mister Azzurro, che ha ammesso che in Europa più facilmente si trovano le motivazioni per le gare europee rispetto a quelle del campionato, anche in relazione al doppio KO contro Atalanta e Roma, subito dopo il 4-2 fragoroso contro il Benfica. E il mister, nel frattempo ci spostiamo perché la pioggia sta aumentando leggermente di intensità, Sarri ha detto: penso la Champions ci ha tolto qualcosa in campionato, può succedere a tutti, poi ci sono squadre più esperte che possono assorbire meglio la situazione. Nel frattempo però la squadra è entrata in campo, praticamente siamo usciti noi dall'inquadratura, è subito entrata la squadra. Vediamo da qui da lontano la chioma di Lorenzo Tonelli che parla con Roberto Insigne, Igor Lasicki, davanti a tutti Elsie degli Usai, alcuni in maniche corte, alcuni con le maniche lunghe, come ad esempio Allan e Ghoulam, che stanno raggiungendo adesso i compagni per i primi palleggi, raggiunti poi da quello che dovrebbe essere, sì, Omar El Kadouri. Vediamo El Kadouri che scherza con Fousi Ghoulam, mentre Allan inizia a prendere il pallone con il quale palleggiare. Alla spicciolata stanno arrivando tutti gli azzurri, c'è anche un portiere che è Rafael, il brasiliano, che domani si accomoderà presumibilmente in tribuna, dato che in Champions, ricordiamo, vanno in panchina 7 calciatori e non i soliti 12 in campionato. Perciò con 7 calciatori andrà un solo portiere e non due, e il secondo portiere nel Napoli è Luigi Sepe. Tra l'altro anche Piotr Zielinski, seguito dal capitano Marek Hamšík, qui da questa distanza, circa 20 metri, 25 metri, possiamo intravedere alcuni sorrisi sui volti degli azzurri che sono chiamati a una prova di riscatto dopo la sconfitta contro l'Atalanta prima della sosta e quella brutta di sabato pomeriggio contro la Roma al San Paolo. Un match che presumibilmente vedrà Manolo Gabbiadini partire ancora una volta dal primo minuto.
lo stesso Sarri e Gabbiadini ne hanno parlato in conferenza stampa, sono stati molto chiari, molto diretti, soprattutto Sarri, ha detto Manolo non deve adattarsi a me ma alla squadra e al suo modo di giocare, un modo di giocare che ho accompagnato, visto le caratteristiche dei calciatori, Manolo deve adattarsi, è chiaro che nessun allenatore vorrebbe andare contro le caratteristiche di un calciatore oppure quelle di altri 7-8 calciatori. E Sarri ha detto che non crede che spostarsi di qualche metro in mezzo al campo possa far calare il rendimento di un calciatore dal 100 al 50%. Insomma, Gabbiadini proverà ad uscirne fuori. Lo stesso Pepe Reina ha usato parole dolci nei suoi confronti, dicendo noi siamo pronti ad aiutarlo, in modo che il sostituto di Arkadiusz Milik, che contro la Roma non ha giocato una delle migliori partite che la sua avventura in azzurro ricordi, possa riprendere. Nel frattempo inquadrato Kalidou Koulibaly, autore di un gol contro la Roma, anche di un errore. Koulibaly che ha un cerotto sul sopracciglio destro, evidentemente per una botta subita, ma non ci sono problemi. È in campo anche Maurizio Sarri, che dietro è in panchina. Da qui si fa fatica un po' a vederlo perché c'è la rete della porta sistemata davanti a noi. Campo anche Luigi Sepe, portiere di Torre del Greco, l'anno scorso in prestito alla Fiorentina, non certo uno dei migliori trasferimenti degli ultimi tempi. Entrato in campo anche Pepe Reina. Vediamo anche Vlad Kirikesh, di nuovo col gruppo dopo l'infortunio subito in nazionale a settembre. Il romeno sicuramente potrà dare una mano alla squadra, visto l'infortunio di Raul Albiol, che ad una prima occhiata non dovrebbe essere con il gruppo. Adesso zoomiamo con, grazie all'ausilio di Luigi De Giulio dietro la telecamera, se effettivamente Albiol, come detto pochi istanti fa, non dovrebbe essere con il gruppo. Adesso il classico Torello, giustamente nei primi 15 minuti, quelli aperti a noi alla stampa, certamente Maurizio Sarri non inizia a fare esercizi di tattica per non dare alcun indizio a noi giornalisti e anche ai giornalisti turchi che sono presenti qui a Castelvolturno, e ovviamente si sono fatti notare anche durante la conferenza stampa. Adesso vediamo il classico Torello con tutta la squadra in cerchio, vediamo dalle immagini Omar El Kadouri, ma anche Piotr Zielinski al centro di questo Torello. Maurizio Sarri con cappellino bianco sulla nostra destra, che ha chiesto un impermeabile subito recapitatogli dagli spogliatoi, perché la pioggia è molto fitta e ovviamente fastidiosa per i calciatori in campo e per noi che stiamo commentando questo inizio di rifinitura. Infatti potete vedere Maurizio Sarri sulla nostra destra, qui abbiamo Alessandro Nista con la tuta rossa, preparatore dei portieri, eccolo di Maurizio Sarri, sigaretta d'ordinanza in mano e anche un pantaloncino con il numero 35, così come Nista il numero 40, una caratteristica che dura da un bel po' di tempo nel Napoli, perché spesso abbiamo visto i calciatori allenarsi con completini con il numero diverso. Ricordo magari un Gian Domenico Mesto che a Di Maro indossò anche la numero 10 del Napoli. Adesso tocca a Maurizio Sarri con il pantaloncino numero 35. Nel frattempo anche altri azzurri, tra cui Osai, si vestono con le mantelline antipioggia, come potete vedere anche dalle immagini
però già piuttosto insistente alle sue spalle, anche Osaka Yeon, Yusai proprio al centro di questo del classico torello, lì con il numero 23 c'era Manolo Gabbiadini, chiamato a una prova ancora da titolare nella serata di domani. No, Maximovic che palleggia col pallone al centro di questo torello che da sempre gasa i calciatori azzurri, chiamati a fare una serie di circa 30 passaggi. Adesso tocca a Ivan Strinic, il terzino croato, andare al centro del cerchio. Sto gli occhi attenti di Maurizio Sarri, che assieme alla detto stampa Guido Baldari al riparo di un ombrello parlano prima che la seduta di rifinitura vera e propria possa iniziare. Con loro anche il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, che era presente in sala stampa assieme al vicepresidente del Napoli Edo De Laurentiis, i due sempre molto vicini al mister. Posso vedere qui di spalle, nel frattempo scorrendo la nostra panoramica dei calciatori, l'oggetto misterioso di questo primo inizio di stagione, Marco Rog, centrocampista croato che adesso tocca palla. Arrivato da Dinamo Zagabria, non è ancora sceso in campo e difficilmente lo farà a breve, perché ritenuto ancora non pronto da Maurizio Sarri, che in conferenza stampa ha parlato di lui, ha parlato anche di Amadou Diawara, centrocampista arrivato dal Bologna sempre al termine della sessione di mercato. Possibile che uno dei due, possibilmente Diawara piuttosto che Rog, possa andare in panchina domani sera con l'altro destinato, sempre per la regola dei 7 panchinari, ad un posto in tribuna. Quale potrebbe essere la formazione del Napoli domani sera? In porta ovviamente Pepe Reina, che raggiungerà le 150 presenze nelle competizioni europee. In difesa Yusai e Goulam sulle fasce, al centro Koulibaly e Nicola Maximovic, che ha fatto discretamente bene contro la Roma, anche se c'è sempre l'opportunità che possa scendere in campo Lorenzo Tonelli dalla panchina, nonché Vlad Kirkes. Vedremo quali saranno poi le scelte di Maurizio Sarri. A centrocampo Sarri dovrà valutare un po' le condizioni di alcuni azzurri, perché Amsic ha chiuso con i crampi, alcuni sono usciti acciaccati e magari non sono al top della forma. Possibile immaginare Zielinski, che si candida per una maglia, vedremo poi se al posto di Allan o di Amsic. In attacco invece dovrebbero esserci Caglion, Gabbiadini e Dries Mertens al posto di Lorenzo Insigne. Vediamo un attimo le casacchine assegnate dallo staff, dai collaboratori di Maurizio Sarri, non sono molto indicative ovviamente. Qui vediamo Fosi Goulam, vediamo Goulam con la casacca, Lorenzo Tonelli con la casacchina destra, anche Giorginio adesso scorrendo verso destra con la telecamera potremo anche inquadrare gli altri calciatori dotati di casacchina. Non c'è la Dries Mertens, qui vediamo di spalle sempre Yusai, Goulam e prima anche Maximovic, poi Giorginio. Passando poi a Piotr Zielinski, che l'ha appena indossata, nonché anche Marco Rog e Osaka Yeon, per aggiungerne altri. Nonostante la pioggia battente sul Castelvolturno, come potete vedere il clima è comunque buono, positivo, l'atmosfera è buona all'interno del gruppo azzurro. Domani ricordiamo gli appuntamenti di Calcio Napoli 24. Stasera alle ore 19 vi proporremo dallo Stadio San Paolo la conferenza stampa in diretta
dell'allenatore del Besiktas Señol Güneş e di uno dei calciatori della squadra turca, chissà se non possa essere Gökhan İller, l'ex centrocampista che ha vestito la maglia azzurra negli anni scorsi. Vi proporremo poi dalle 19:30 in poi circa la rifinitura, i 15 minuti di rifinitura del Besiktas sul terreno di gioco dello Stadio San Paolo, sperando ovviamente che il tempo sia più clemente di quello che ci sta colpendo proprio adesso con la casacchina anche Manolo Gabbiadini, che chiedo a Luigi Giuda di inquadrare lì sulla destra alle spalle di Giorginio Gabbiadini, il grande punto interrogativo del Napoli. Vediamo Gabbiadini anche sorridere, non è una cosa che abbiamo visto spesso, soprattutto e a maggior ragione dopo le ultime prove in mezzo al campo. Adesso tocca a Marco Rogga andare al centro di questo di questo torello. Nel frattempo alla nostra sinistra Alessandro Nista e Massimo Nenci stanno già preparando i palloni per le esercitazioni di Pepe Reina, di Luigi Sepe, di Raffaeu, i tre portieri che verranno messi sotto torchio dall'ex portiere del Parma. Mentre vediamo Maurizio Sarri uscire di copertura dell'ombrello, cappello bianco in testa, sigaretta in mano, sempre a confrontarsi con Cristiano Giuntoli lì a bordo campo. Si è parlato molto in questi giorni del possibile arrivo di uno svincolato, è un'ipotesi al momento da scartare, perché comunque l'arrivo di un altro calciatore a maggior ragione svincolato, senza condizioni di forma accettabile, necessiterebbe di un periodo di adattamento di altri 20 se non 30 giorni all'interno della squadra, e il Napoli al momento forse non può